più diabolico tomo narrato. Eccoci qua. Siamo nel nuovo. Nuovo atto. Beh, respira ancora. È fortunato a poterlo fare. Quel vecchio dice di essere uno Radrim, ma beve come un bue. È arrivato giorni fa in cerca di un servo del demone Lilith. Un uomo pallido. Mi sa che non gli è piaciuto ciò che ha trovato. Capisco. Ora me ne occuperò io. Tu chi sei? Ci siamo incontrati sulle vette frantumate. Sembra incredibile, ma ho visto il suo uomo pallido in una visione. Bene, è tutto tuo. State lontani dalla bottiglia, voi due. Per tutti i diavoli, che cosa vuoi? Mi hai detto tu di incontrarci qui, Loreth. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Mi stupisce che tu non sia morta. Passami la bottiglia. Che cosa ti è successo? Sono stato aggredito, evidentemente, da diversi litri di alcol versati dalla mia stessa mano. Ma potrei anche essermi azzuffato con una capra per questa pozza di fango. Mi piace pensare di aver vinto. Loreth, chi è l'uomo pallido? L'uomo pallido è... era un Oradrim. Oradrim? Allora lo conosci? Pensavo di conoscerlo. Si chiama Elias. Era il mio apprendista. È stato lui a portare Lilith a Sanctuarium. È possibile che io non abbia preso bene la notizia. Quindi cosa dobbiamo fare? Trovarlo. Scoprire cosa ha fatto. E poi ucciderlo. Ascolta, c'è una donna qui da qualche parte. Ha dei messaggi che ci servono e... io in questo momento sono inutile. Vuoi andare a trovarla? Abbiamo già perso troppo tempo. Controlla alla locanda. Chiedile se ci sono notizie del monastero di Orbei. Allora, vediamo un attimo dove è la locanda. Ho fatto un paio di livello, ho fatto una missione secondaria nel frattempo. No, nessuna notizia da Orbei, come ieri e come il giorno prima, ma c'è dell'altro. Corre voce che un uomo pallido sia passato per le gole di Abaru tempo fa, un tipo funesto, vestito di nero. Dopo lo spettacolo di ieri sera, scommetto che Loreth vorrà saperlo. Ecco. Nessuno si spaventa che ci sono degli scheletri e un golem. Oh, Donan. Quello Astaroth proviene dal regno dell'odio, come lei. Forse qualcosa lo aspetta a casa. La stupidità di Inarius non cessa mai di stupire. Se non avesse ucciso Ratma, avremmo potuto fermare Lilith, ma ora... ora lei ha la chiave per gli inferi. Possiamo supporre che cercherà una porta. Bene, era giusto parlare di questo. Strano. Ho scritto al monastero di Orbei il giorno in cui sono arrivato. L'abate dovrebbe aver risposto ormai. Tekrin parlava di certe voci. Un uomo pallido, visto nei pressi delle gole. Le gole? Potevi dirlo prima. Dobbiamo andare subito. Ah.
ma non possiamo tralasciare Orbei. Al diavolo, vado alla gola. Mi trovi lì o al monastero. Finora ti sei dimostrata affidabile. Non deludermi. Ok. Tutto qua la missione. Quindi dove dobbiamo andare? Che abbiamo? Incontro l'ora della guerra di Abaru. Raggiungi il monastero di Abaru. Andiamo prima qua. Andiamo da quella più vicina. Andiamo qua che è più vicino. Vediamo se si può spostare. Vedi, non avevo esplorato. Questa zona non l'ho esplorata, quindi. Non ho esplorato la zona. Adesso quando arrivo lì vicino, adesso taglio via le parti. Siamo già arrivati. Io che credevo di non farcela. Cosa è successo qua? Speravo di trovare qualcuno che avesse visto Elias. Invece abbiamo un campo di mercanti morti. Bello. Sono stati massacrati dai demoni, questo è ovvio. Ma non sono stati evocati qui. Dobbiamo indagare nelle gole. Bello. Che sia stato Elias a evocare questi demoni? Tranquillamente. E se l'ha fatto, potrebbe essere ancora qui. Vediamo. Stammi vicino. Allora. Dove sono queste... Vediamo dove dobbiamo andare. Il nostro obiettivo è andare qui. Cerca di essere la gola. Più essenza. Ok, mi sono diventato un po' forti, in questa zona. Isolata, perfetta per lavorare in fortuna. Mi ricorda casa tua. Cos'è questa? La nuova discarica di sangue che dopo un breve
periodo di prigione ci vuole. Ok. Ultimo confronto. Posso smuovere questo. Stins. Conferisce una barriera che assorbe fino a 5. Questo. Qua. Ma né castone né niente. Va bene. Sappiamo che cosa fare. Più essenza. Siamo già arrivati. Arrivano attraverso un barco infernale. Mi manca l'essenza di fuoco. Oh signore. Ho poca essenza. Vedere questa casa. Non ci hanno fatto proprio niente, sti demoni. Era così potente. Quindi Didi già ricordo ne ho trovate qualcosa. Interessante. Golem è veramente assurdo. Bruttissimo. Sono contento che sia così. Potrebbe essere ancora nei paraggi. Vedi cosa riesci a trovare. Oggi il maestro Elias ha bussato alla mia porta. Non ho trovato le parole giuste, per cui gli ho mostrato le incisioni. Ha detto che poteva sentire il mio dolore in esse. Il dolore di un uomo solo, che odia il mondo.
Tuttavia, la nostra madre, Lilith, ha detto che sono una meraviglia. Ha detto che ci sono altri come me. E assieme costruiremo il nuovo mondo. Mi sembra che ho tanti problemi. Volevi dire, Elias era un mago eccezionale. Qualunque verità abbia trovato. Gli studiosi di Orbei dedicano la vita allo studio della conoscenza proibita. Per servire la luce bisogna conoscere l'oscurità o altre banalità del genere. Ho scritto all'abate per avere informazioni su Lilith. Il suo silenzio è insolito. Dovremmo andare poi là. Non perde mai l'occasione di dire la sua. Tutto un presentimento. Inferi fiammeggianti, troppo tardi. Elias se n'è già andato. Ecco. L'evocatore è questo Gembar. Come fai a dirlo? Non è ovvio. Elias trova Gembar solo, senza amici e pieno di rabbia. Così se lo rigira a suo piacimento. Gli offre l'amore di Lilith e un ruolo nella sua follia. Bello. E poi gli dà i mezzi per esprimere la sua rabbia. Pergamene d'evocazione. Molto perspicace. Chissà per quanto Gembar sia crogiolato in questa follia. Andiamo a vedere. Speriamo di potergli fare ancora qualche domanda. Allora, vediamo un attimo la mappa dove c'è la fondura. Ah, bello. Vedere il giorno in cui saremo al tuo fianco e attizzeremo il fuoco purificatore. Ella. Delle visite. Vi manda il maestro Elias. Il maestro Elias? Beh, sì, è così. La nostra è una missione molto importante. Abbiamo una cosa per il maestro, ma pensavamo fosse con te. Sai dove si trova? Bugiardo! Schifoso mentitore! Bella. Il maestro ha tutto il necessario! Non mi serve più essenza. Yeah.
qual è sto regalo? Quello è un demone vero e proprio. Attenzione! Ho finito l'essenza. Prima le brutte notizie. Gemmar aspettava qualcuno. Elias deve aver convinto altri della sua follia. Ha insegnato anche a loro come evocare, scommetto. Hai sentito, Gemmar? Il maestro ha tutto il necessario. Faranno qualcosa di estremo. E la buona notizia? Elias ci ha dato un dono, ricordi? Questo demone che ha mandato a ucciderci è unico. Va nutrito costantemente con sacrifici umani. Se lo sventrassi, qualcuno all'interno potrebbe darci un indizio sulla sua origine. Dovrò farlo portare a Khed Bardu per esaminarlo. Bene. Renditi utile e va al monastero di Orbei. Scopri cosa trattiene quel maledetto abate. Elias aveva un talento per la persuasione. Un dono utile per un Oradrim, dati i nostri rapporti. Ma sapeva essere implacabile quando voleva qualcosa. Persino crudele. In tal senso lui e Lilith sono simili. Sofferenza, carneficine. Per loro sono mezzi per un fine. Insieme daranno il peggio di loro. Nelle steppe aride non ci sono la Cattedrale della Luce o i druidi, e la capitale Gul'ran è stata saccheggiata. In molti sono vulnerabili come Gemmar. Dobbiamo scoprire cos'ha in serbo Elias per loro. Ok, dove dobbiamo andare? Vediamo un attimo, la missione è questa. Posto più vicino per andare, vediamo. Sarebbe andare qua. Ciao, vado qui.